Passiamo adesso alla parete destra. Iniziamo sempre dal lato dell'altare. E ci sono queste tre figure che formano una sorta di trittico. Io avevo le foto separate, quindi in realtà sono due foto, ma si può considerare un unico dipinto con queste belle arcate trilobate. E sono un santo vescovo, per il quale si pone lo stesso problema di quello della parete opposta, tra due santi. Santa Venera, di cui tra un attimo parleremo, e Santo Stefano. Santo Stefano ha un'iconografia molto ben nota, consolidata, con le pietre della sua lapidazione tenute all'interno di una piega della sua dalmatica, in più ha anche il libro dei Vangeli, ha la palma del martirio, e ormai questo lo si vede solo nella sinopia, ma comunque lo si vede, le pietre sono anche sulla sua testa. Ma la figura forse più interessante, più curiosa, è la prima, cioè questa giovane santa con un velo bianco, in atteggiamento di preghiera, che sembra immersa all'interno di una grossa pentola. Si tratta di una santa non molto comune nelle immagini della nostra regione e in generale non molto comune nell'iconografia italiana. È nota sotto vari nomi, tutti nomi che alludono al giorno del venerdì, che sarebbe stato il giorno della sua nascita: Santa Venera, Santa Venere, Parasceve, che allude alla preparazione del sabato, la Paraschewe nel mondo, diciamo, ebraico, che però parlava greco. Era il giorno della preparazione al sabato, il giorno in cui si preparava tutto ciò che serviva per il sabato, perché poi il sabato non si lavorava, no? E quindi ovviamente il venerdì. Quindi Parasceve, Parasceva, nel mondo greco Paraschevi. È una santa dalla vicenda in gran parte leggendaria, sarebbe vissuta addirittura nel secondo secolo dopo Cristo, nata a Roma, poi avrebbe peregrinato in vari luoghi, dove avrebbe subito vari martiri, tra cui questo dell'essere immersa in un calderone bollente, martirio dal quale per un intervento miracoloso si salvò e rimase indenne, e alla fine, dopo varie altre peripezie, tanti altri martiri, fu uccisa per decapitazione. Ci sono alcune altre immagini nella nostra regione, qui ve ne mostro due. Quella a destra è più nota, è una tavola di Pietro Lamanno nella Pinacoteca di Ascoli, e meno conosciuta sicuramente è quella centrale, un affresco di un anonimo del tardo 400 che si trova nella chiesa di Santa Maria a Loro Piceno. Qui ci sono addirittura i carnefici che attizzano le fiamme. Questa santa era particolarmente cara, anzi possiamo dire che in Italia il suo culto era esclusivo degli albanesi. E come mai se ne trovano raffigurazioni nelle Marche? Perché nelle Marche del 400 si crearono molte e forti comunità di albanesi, che erano fuggiti dalla loro terra d'origine, invasa dai turchi, invasa dagli ottomani. Gli ottomani, sapete, progressivamente conquistarono tutti i Balcani, nel 1389 sconfissero i serbi nella battaglia del Kosovo, e poi pian piano si espansero in tutti i Balcani. I cristiani ebbero una vittoria temporanea con la battaglia di Belgrado del 1456, ma servì a poco. Ecco, gli albanesi, che non volevano essere costretti a vivere sotto i turchi, attraversarono il mare, come poi hanno fatto molto, molto più tardi, in epoche a noi più vicine, che molti di noi ricordano, e si insediarono su questa sponda dell'Adriatico. In varie città delle Marche si crearono comunità di albanesi, e ce n'era una anche a Castelferretti. Nelle mie ricerche d'archivio di 15 e più anni fa ho trovato varie testimonianze su albanesi presenti in questo territorio, residenti in questo territorio. Qui vi ho messo alcuni dei loro nomi, che sono naturalmente nomi italianizzati, chiaramente loro avranno avuto nomi nella loro lingua, ma poi quando dovevano, o nel notaio che scriveva, redigeva i documenti in latino, doveva scriverli, li traduceva.
Interessante il fatto che a un certo punto un albanese è documentato anche in rapporto con un Ferretti, con Girolamo Ferretti, che è un personaggio a me particolarmente caro, perché è il committente di una pala di Nicola di Maestro Antonio, ora a Pittsburgh, proveniente da San Francesco delle Scale in Ancona. E questa presenza albanese è così forte che ancora nel Cinquecento, pensate, proprio in relazione alla chiesa di Santa Maria della Misericordia, troviamo degli albanesi. Questo è un volume seicentesco scritto da un Ferretti dedicato alla storia della sua famiglia, in cui viene trascritto un documento, e qui vi ho messo solo la parte iniziale, in cui i Ferretti nominano i sindaci della, qui li chiamano operai, ci sono vari nomi nei documenti dell'epoca, sono degli amministratori laici che si occupano della gestione di un edificio sacro e della chiesa di Santa Maria della Misericordia. E uno è un Ferretti, un membro della famiglia stessa, conte di Vincenzo, ma due sono albanesi, Lione Scanna e Tanusio di Cola, che infatti hanno anche dei nomi un po' particolari, un po' insoliti per noi. E continuiamo su questa parete, ci abbiamo alla conclusione della decorazione, abbiamo ancora una sorta di trittico con una bella crocifissione nel mezzo, una delle scene più belle secondo me della decorazione di questa chiesa, tra una santa, probabilmente Caterina d'Alessandria, e San Michele Arcangelo. Santa Caterina, vedete, è fortemente lacunosa, però sembra ancora di distinguere sulla testa la corona. Santa Caterina è una principessa, martire, e che questa figura sia una martire lo si capisce dal fatto che sul capitello che sta accanto a lei, qui vi ho messo il dettaglio un po' ingrandito, c'è un angelo che si sporge per mostrarle la palma del martirio, il ramo di palma, che è il simbolo tradizionale del martirio. La crocifissione è una crocifissione essenziale, non di quelle più essenziali, con soltanto il crocifisso e la Madonna e San Giovanni, ma qui ci sono anche altre figure di contorno, ci sono quantomeno le pie donne che sorreggono la Madonna che sta per svenire, e ci sono gli angeli che dentro dei contenitori, delle coppe, raccolgono il sangue di Cristo, il sangue che sgorga dalle ferite alle mani e al costato, che sono anche un'allusione al calice dell'Eucaristia. Vi dicevo, una delle parti più belle di questa decorazione, io trovo molto affascinante in particolare la figura della Pia Donna più a sinistra, ma anche di quella a destra. La Madonna è meno felice, ma forse c'è solo un problema di conservazione, ci sono forse un po' di ritocchi, di rifacimenti, probabilmente anche questa dovrebbe essere una figura di grande qualità. L'ultima figura conservata è un San Michele Arcangelo, piuttosto rovinato. Vi ho portato un altro dipinto camerinese, io sono molto legato a Camerino, quindi vi faccio vedere varie cose legate a questa città. E questo è semplicemente per farvi vedere in modo più completo un esempio di questa iconografia, cioè San Michele Arcangelo nella doppia veste di comandante delle milizie celesti, quindi di soldato, e di pesatore delle anime, cioè colui che nell'aldilà pesa proprio su una vera e propria bilancia, vedete, la bilancia che si incrocia. È una stadera, no? una bilancia antica, tradizionale, che quasi si incrocia con la lancia, che serve a pesare i peccati e i meriti, quindi le anime dei morti, per decidere la loro sorte eterna, l'inferno, il purgatorio o il paradiso. Ecco, una cosa del genere c'era a Castelferretti, purtroppo gravemente danneggiata. Rispetto all'esempio di Camerino, quella è una tavola di un pittore anonimo, il maestro del trittico del 1454, che appartiene al Museo Diocesano di Camerino. Rispetto a quello c'è l'elmo che completa l'armatura del San Michele.